Trasumme mara, noi cantamma, o popolare. Trasumme mara, noi cantamma. Vai Lello, che ci fai sentimo Lello? Non lo so. Ecco qua, siamo a casa di Lello, nel suo piccolo regno. Ecco qui, ci ha fatto vedere prima la bannera, perché Puris è in una puritana vera, non è una pazziella, non è appezzuttata, non è un italiano, non è un italiano meridionalista, ma è un napolitano, nato a Napoli. L'hanno messo tutto al contrario, va niente, che è una bannera che l'hanno messa sotto i piedi, ma non muore mai. No, per carità, mai. Ed è sempre più viva. Senti, Lello, facci capire qua. Diciamo che qui a livello musicale, di ritmica, cioè abbiamo un pochettino tutto il mondo, perché abbiamo, ecco, dalla mezza congas cubana, poi abbiamo questi qua che più o meno sono i tamburi che vengono dall'America, poi abbiamo tutta la zona africana, e quindi là c'è ancora Cuba con i bonghetti, Africa, poi abbiamo le nostre tamborre, quindi là c'è un'altra tamborra, e quindi poi abbiamo vari campanacci, mezzelune, chimes, che ci servono più o meno a creare gli effetti. Poi abbiamo questi altri strumenti dell'effettistica che spesso sentite. E che sono queste? Allora, questo è un frutto africano, sono come delle castagne un poco più grandi, che sono svuotate e attaccate a questo che ci dà l'effetto dell'acqua. Ah, ecco. Poi abbiamo flauti di varie forme, maracas, poi abbiamo, questa ve la ricordate, la famosa cicala. La cicala, sì. Le sonagliere, effetti. Tiene pure puti. Putipù, questi li faccio io, come quella tricaballacca lì. Ah, quindi tricaballacca e putipù li fai tu? Tricaballacca e putipù li faccio io. Questa è una balalaica dell'antica Unione Sovietica, me la portò mio padre che era capispettore navale, quindi questo è un cimelio, perché la balalaica esiste, ma l'Unione Sovietica non esiste più. Questa è una mandola nostra, questa c'è un bel po' di anni, è vecchissima. Ma tu sai che mo c'è da fare sentire un po' mandolina. No, vabbè, qualcosa mo vediamo. Il mandolino. La mandola, no, il mandolino ce l'ho sopra, però è quello là, diciamo, moderno. Quello invece e quindi avrà un suono migliore quello. Sì, allora Roppo c'ha da fare sentire, però. Dopo ti faccio sentire l'arrangiamento del pezzo che voglio fare, nuovo, anzi, mo te lo faccio ascoltare. Che sta.
Allora, questa qua si chiama Terra Madre, da non confondere con quella che ho scritto per Pietra Montecorvino, che ha già registrato a Terra Madre. Quella è una specie di rap che ho scritto proprio per lei e l'ha interpretato molto magistralmente, Sì, quindi, veramente quindi brava. tu saresti quindi come ci sei detto prima della trasmissione, saresti prima chitarrista mangina dentro Diplomato a San Pietro a Maiella a Napoli. Poi se ce n'è qualcuno ancora prima, non mi annette che non c'è sta, una. Non quindi ci sono sta. io e l'L E come mai Draghi. secondo te? Perché li facevano studiare da destro. Ah, A me quindi quando mi era fu, una violenza, quindi. sì, quando mi fu proposto questo, a parte che io già venivo, che quando io sono nato a febbraio, tra poco faccio pure gli anni, non mi ha ricordato quanto, però perché mi pigli cose. Che giorno è 7 febbraio? febbraio, anche se su Facebook c'è scritto il 6, l'L Draghi è nato il 7 febbraio del 71. No, quindi 7, 6, Hai fatto pure 50 anni. cioè, mo faccio 51, vabbè, però non ce ne importa. E comunque, Ma che ce ne niente, fotta quando nulla? andai, mi scrissero in primina, quando andai in primina, la maestra dell'epoca, che pensai fa, mi attacca addirittura il braccio, pensai, Prima così capito, funzionava. ma anche io da piccolo ero già ribelle, ci azzeccai il libro, non faccio la maestra, mi cacciarono dalla scuola, quindi Hai poi fatto buono. andai direttamente alla No, scuola. ma pensa tu se volevano fare la stessa cosa con Maradona, che fossero Appunto, combinati! Madonna mia, che sacrilegio! Vabbè, e per far pensare sempre a queste cose assurde. E quindi poi, quando poi dopo, verso i miei 13-14 anni, mi iscrissi a San Pietro a Maiella per fare musica, io prima studiavo al liceo Cesi Marciano, che sta ancora, Ma esiste tu che ancora. quartiere è Napoli? Ah, Soccame, città Io d'Oro. sono di Soccà, sì, sono nato a Villa A Cinzano. due semini roccolo, quindi. Sì, bravo, sì, sono di casa. Quindi a fianco avevo Campo Paradiso, dove Dodie che faceva le migliori prestazioni. Campo Paradiso stava a Soccava, sì. E quindi quando dissero ma perché non su, io poi già strimpellavo di mio, perché comunque io tenevo sempre, sono nato sempre con quel fatto, la nuova compagnia canto popolare, Edoardo Bennato, Eugenio Bennato, le Nacchere Rosse. Allora io già tenevo una chitarra a casa, quindi la strimpellavo già e la pigliavo normalmente da mancino. Quindi andai là, dice perché non provi, dice ma caccia a provare, è proprio le fanno i caseifici, io sono mancino e sono da mancino. E quindi poi ho pigliato questo mio quint'anno di chitarra classica a San Pietro a Maiella, quando c'era il carissimo Roberto De Simone a fare il rettore, il direttore di là. E quindi, e si dice che molto probabilmente io sono il primo che si è pigliato il quint'anno. Vabbè, a parte questa parentesi Ma che triste, ci fa sentire? Ma che ma che triste fa che è? Triste triste che perché è? Triste mi fa mal ricordo che lo che tengo se mi pure fa perché ci si lassa. fa vecchiarigli, forse è quello. Diciamo diversamente giovani, diciamo diversamente giovani, non mi Sì. piace più Oddio, sta cosa. avresti voglia un genere, mo io mi sento un creatore, guarda. Allora, io dico questo, mo passiamo un attimo serio. Io non cambierei nulla di tutto quello che ho fatto e di quello che mi sono mancato anche, perché di solito si parla sempre di quello che abbiamo fatto. Io invece penso pure delle cose che non ho fatto perché in un certo momento mi sono tirato indietro. Io non cambierei nulla fine oggi, poi è capace che rimane, non Sì, lo te so. posso Quello che ho fare fatto è quello una che domanda che è bella, importante, che fanno tipo ho fatto. Mamma Lucarmela, ma Marzullo. ci ha No, preparata. perché questo so. Ma se tu se faccio questa domanda, tieni più rimorsi o rimpianti? No, né rimborsi né rimpianti. Io non ho né rimorsi e né rimpianti. Forse qualche rimando quando a tempo debito, posso dire una brutta parola? Certo, La a dico. casa non c'è censura qua, voglio. Ok, perfetto. Allora, ho rimpianto è che quando mi va a mandare a fanculo a qualche pezzo di merda, non l'ha già fatto. E forse quello è l'unico. Però poi c'è stato, l'ho fatto con ritardo, ma l'ho fatto. Però dico, leva fa prima, chi lo fosse, so. Ma Sente, pure. ma non saluto a Marcello, sa da fa però. Marcello, ma allora, nel momento in cui qualsiasi individuo del globo terrestre parla di musica popolare, parla di napoletanità, sta parlando di Marcello, e quindi già va in Marcello? automatico. Marcello Colasurdo, il sommo, il mio maestro, il mio pilastro, l'amore mio. E quindi Marcello per 100 anni è stata buona e torna presto tra noi. Questa è la cosa più importante. Allora, dicevo, torniamo a monte. Terra Madre, che questa è una canzone che ho fatto in lingua italiota. È una cosa importante, Sì, Daniele l'ho fatta D'Agata. in lingua italiota perché voglio che il messaggio di questa canzone deve arrivare oltre
il meridione, e anzi, secondo me deve arrivare anche oltre l'Italia. Quindi, Quindi. quindi un linguaggio del regno che era universale. Mai fatto un freedom goal, però Lello, i daggi ci sono fatti, perché qua purtroppo siamo sempre, tu ci hai fatto caso, chi non balla mai era sud, meridione, siccome tu sei una polveriera di idee incredibili, Grazie. e quindi c'hai una, una creatività veramente importante. Speriamo che un giorno comporrai un pezzo dove compare la parola regno. Ma magari sì. Re, No, ma fatata, o sud, ma noi siamo stato sovrano, noi siamo un regno, nazione napoletana, non ci siamo riscattare niente, noi siamo solo ricominciato a camminare su, che ci hanno fermato un attimo 150 anni fa. e dobbiamo Perché pensare di farlo. tutto quando, sud, meridione, sud, quando la prossima volta che ti inupizzi, usa la parola regno. È vero, è vero, è vero. Lo terremo presente per le Tu prossime. dica, perché tu sei un voglione umile, capisci Ti cosa voglio ringrazio. dire? Perché Sì, se so sì, dica a sì, 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 Cacronazza che sì. mi dica, oh, all'artista non si chiede mai niente. No, ma quando mai? Allora, l'artista è artista perché ha la peculiarità di sapere acchiappare le energie che sono nell'aria. In questo momento tu mi hai mandato un input che comunque è una forma di energia. Ma se la saci pigliare, la Che ricava. è una bandiera non del sud, che è una bandiera di uno stato Infatti, sovrano, questo era un della nazione messaggio. napoletana.
E quindi. Difatti, difatti, difatti. Allora, io voglio ringraziare pubblicamente all'amico che mi ha portato questo libro bellissimo che io mi prometto questa sera. No, È la... visto che tu canti sempre quando San Fedisti, che appunto, narra questo, l'epopea del difatti, San Fedismo. e questo mi farà onore perché vuol dire che quando poi canterò. Sai perché stai cantando quella cosa? Allo suonerà canta, scioglieva la popolare. Allo suonerà tamburi, il sorrisone morì. Allo suonerà campane, viva il popolare. Allo suonerà viola, il morti anche il giorno pena. Suona, suona, suona Carmagnol. Suona le consigli, vorrei con la famiglia. Che la Severo l'Italia in che condizioni sta l'Europa, sta in mano ai giacobini, la stanno a portare a questa disperazione, la fama, la disperazione, i giacobini cambiano la miseria degli altri. Niente di meno che non è mai successo, non è mai successo che la categoria degli artisti e di tutto il contorno che segue gli artisti Sta affamando. sia affamata. Ma la cosa più brutta, voglio dire, non è che più brutta, la inconsiderazione di questa categoria. Proprio non sono stati proprio considerati. Allora rimuovere una cosa. 100.000 persone che faticano ancora attorno all'arte. Amici, colleghi. E amici che lavorate, chi fa il montapalco, chi fa il tecnico del suono, tecnico delle luci, truccatore, mi raccomando, alle prossime elezioni di sindaci oppure di regionali, Mandateli a quando fanculo vi qua. chiedono di andare a suonare gratis, correte, correte, perché queste persone che vi chiedono il voto, che vi chiedono di fargli il favorino, che si ricordano di voi, a tavere quando Se stanno a fare. ricordano Elena Traish, quando hanno... Correte ad andare a suonare gratis, avete capito? Andate, perché poi quando stanno là e voi avete bisogno, nessuno si è ricordato di voi, Sì, ma. nessuno. Quindi secondo me, se tutta la categoria degli artisti, che ne siamo in tanti, facciamo capire a questi signori, tra virgolette, che stanno là e muovono i fili e ci muovono a noi come burattini, che noi dobbiamo essere considerati. Allora dice, senza ranare, non si cantano messi. Mi raccomando, andate a suonare gratis, andate a suonare, umiliatevi con i piattini in mezzo alle strade. Dice, il sindaco ci ha dato il permesso di esibirci in mezzo alla strada, con i piattini a terra, a chiedere all'elemosina. E voi fosse parlate... Vergogna, vergogna. Dico solo E questo. questo solo con lo spirito dei sanfitisti si può fare. I sanfitisti che cantano nella massoneria, tu hai roba a me, io a roba a Roba a te, te. ci hanno costretto a rubare perché loro vanno a rubare a noi. Ma E ci vuoi? magari mi sarò fatto pure qualche E che ce nemico, ne però non fottono? me ne importa. Però io questo, dico questo: voi amici che andate a suonare tutte le volte gratis, perché lo so benissimo, pur di fare qualche cosa, pur di far vedere, ma che fate vedere che mettete la fotografia in coppa a Facebook e ha suonato mezza riga? Io ho visto gente che il giorno prima stava su palchi importanti, il giorno dopo stava a Piazza de Gesù col cappello a terra. Ma non tenete dignità, ma no perché chi metto cappello in terra non tiene dignità, perché se tu ieri stavi su un palco e ti hai pigliato i soldi, com'è che il giorno dopo... È perciò che poi non avete richiami dai grandi impresari, perché chi le dice se ha suonato in terra, se ben a 2 mesi è stata pigliata, 50 euro è stata stasetto prima. Questa è la catena. Quindi pensate bene, chiudo l'argomento perché sennò poi mi incacchio perché... Io Ma che vorrei ce ne avere che fottano, in un giorno nessun artista si presenti in TV, in per radio, tu, il mondo in silenzio, voglio vedere eh? che cosa Ma succede. purtroppo, No, ma non lo fa. ma no, purtroppo gli artisti vivono di questo, quindi non lo potrai mai dire. Però se vivono da domani in poi, vanno in giro sapendo cosa vuol dire essere un sanfetista, il discorso cambia. Ma di fatti. Allora, io preferisco fare poche serate all'anno, ma anche nessuna. Ma non voglio stare a casa mia, voglio suonare solo io, oppure mi metto a Chi ti fare la Lucrezia, pazzo? mi registro, tanti io ringrazio. Io lo posso fare perché io ho avuto la possibilità di crearmi io un modo come registrare, io una mia piattaforma e tutto. Però se vogliono il nome mio, insomma, mannapavà, perché quando io ho avuto bisogno nessuno si è ricordato di me, soprattutto lo Stato.
Soprattutto allora, quando le pro loco vi chiedono una mano, quando la cosa di categoria va, alzate la testa, fatevi valere. Fatevi valere. Lello, c'è anche da dire che tu comunque continui a regalare la serata a chi si merita, gli amici, alla gente Ma che non allora, ti quello è sa. un altro discorso. Allora, se viene l'associazione che fa del bene, io sono l'unico artista al mondo che regala i CD e tu lo sai, me ne puoi dare Come no, atto. ecco. Ecco Forma è piena dei miei CD, Napoli è piena, Capua è piena dei lì. CD. Questo è nuovo, diciamo, è quello nuovo. Graffiti popolari, però io ne ho fatti tanti e li ho sempre regalati. Addirittura i miei amici del gruppo dicevano: no, ma tu non la regalare. No, io la musica mia la però la presenza di Lello Treccio, andate così, poi posso pure non piacere, posso pure non valere, non me ne importo. Però se quel zero tu lo chiami, tu quel zero gli dai un valore, perché se no me ne sono a casa mia con gli Sente. amici e se vogliono mi vengono a trovare loro a me. Sente. Cioè, c'ho questa capacità. Come ci fatti io oggi pomeriggio? Sono partito dalla cassetta e mi trovo. Sente, ma mamma deve fare il pezzo con mandolino e poi l'opera. Allora, aspetta, devo trovare un pezzo. Vabbè, va, ci arrangiamo. Ma secondo te io esagero quando sento Piero Gallo con lui chitarrino e fa impazzire. Piero Gallo con chitarrino fa Vabbè, impazzire, mi fa rizzarmi quello è proprio. un grande, Ma una quello è un cosa. grande. Ma come. Diciamo Ma che quello chi ha lo fa? vendito tutte le canzoni di Grandi Anni Sì, ma Loro. poi dice che chi praticamente se lo fa issa che cosa. Vai, ma fammi sentire. Questo sarebbe l'assolo che io voglio mettere sulla canzone che abbiamo sentito prima, Terra Madre. L'introduzione dovrebbe essere questa, fatta molto. Poi chiamerò al mio mandolinista Massimo Rizzetto, ovviamente. Eccetera, perché sto suonando con le unghie, mi faccio male e sono freddo. Ma è Ma vero che questo mandolino è un strumento difficilissimo. sì, a parte che è Ma difficilissimo, poi dice che è perché molto poi espressivo. quando lo suoni da Dio, sì, quando stai abbastanza Ma perché è caldo, difficile su un nuovo mandolino? ma perché c'ha una tastiera molto più piena. Infatti, io preferisco suonare la mandola perché è leggermente più larga. Questa è ancora più larga dei mandolini, figura il mandolino ancora più piccolino. Io ho un modello di quelli là che vanno elettrificati, però ti dirò, comunque è tosto, è tosto, è tosto. E poi comunque devi tenere un'ottima capacità di feltro. Io che purtroppo da chitarrista a me piace molto arpeggiare. Che ci fa sentire? Mi devo ricordare la strofa di una canzone pure che ricordo pezzi, cavolo. Mi piace, io mi dimentico i pezzi miei, cioè questa è Non una è la cosa. prima, non è una cosa strana, sacra. No, vabbè, non mi viene in mente. Allora, passiamo a presto. Fa un uccello di
Meno male che chi Pietz non si è ricordato, che mo siamo quasi, siamo appena passati Sant'Antonio e quindi ci hai fatto regalare sta cosa. Sì. Ma fammela tu Pietz perché agisci di partito, però papà mi ha già sentito una purga a cada cosa. Allora, voglio dire, Sant'Antonio è il secondo pezzo che abbiamo registrato insieme a Marcello. Poi c'è stata Muriata del Volturno, però non la ripeto perché l'abbiamo fatta tante volte. Ormai quella lei lo traisce, è diventata da Muriata del Volturno, cioè quindi. Quindi. Fammi ricordare. Allora. Ok. Questo fa capire il bello della diretta, non stiamo tagliando nulla, censurando nulla. Lello, quel pezzo di, che ci ha fatto appena sentì. Allora, questo qua era una storia vera, uno dei primi pezzi proprio che io ho dedicato dopo a Tammoriata del Volturno, che è palese, che faceva capire la mia tendenza politica e ideologica, che lo sanno bene tutti quanti, però mi venne sempre a chiedere ho voto, dico, ma come può una che contro il suo sistema veniva buttata, cioè, allora io li piglio poi per i fondi e gli dico, sì, come, vengo, dammi un bigliettino, perché, e quindi. Invece questa hai fatto un capolavoro qua,
si è fatto, mi ha fatto emozionare. La cosa bella che su quel, nel videoclip di questo brano ci sta la presenza di Corrado Taranto, attore napoletano che io stimo tanto, a parte che c'ha una storia, nipote di Nino Taranto e figlio di Carlo Taranto, che a mio parere è stato uno dei migliori attori che abbia avuto Napoli. Grande la, grande l'accoppiata con Luisa Conte. Infatti, e quindi tutte queste... io ho avuto il piacere e l'onore di averlo presente a Corrado in due videoclip, in Yanara e in una storia vera. E c'è un'amicizia veramente bella, bella, bella. E poi una persona che comunque è rimasta ancorato alle metodologie di recitazione che, di una volta. E poi è uno dei pochi che non è mai sguaiato, non è mai secondo me è bella, questa è una bella peculiarità per un attore, perché oggi se ci fai caso pure il comico quando è che fa ridere assai, quando dice la cattiva parola, quando è volgare, quando è... invece Totò, ma lo stesso Nino Taranto non erano mai i sboccati, non I numeri uno, i numeri uno eccezionali, e quindi... i numeri uno eccezionali che sono passati come dei grandi maestri, le cose che hanno fatto, hanno anticipato i tempi 50 anni, sono stati squallor. Che le loro cantate 50 anni fa, Umun come Eva, ci faceva rire, e quella fine l'hanno fatta. Il mondo dovrà dargli un merito e omaggio agli Squallor. Che mi fa sentire, Monella? Ma non lo so, la mia preferita. Madre Matuta, che io mi sono voluto creare questa mia cosa, che secondo me è stata la prima Madonna dell'epoca pre-cristiana, dell'epoca arcaica, perché come so bella si è stato con sticchiatura, cioè lei seduta su questa sedia, su questo trono, come la vogliamo chiamare, e che mantiene questa figliolanza. Quando ci stanno attorno, proprio... 7-8, 9, in un periodo come a Kiss, che in Italia sembra viaggiare meno 4, meno 5% del natalità, con un inverno demografico che ci porta a... Mamma mia, ma cioè, voglio dire, poi qualcuno mi si viene a dire pure: non ti affeziono a Canciutilla, ma pensa a fa figlia. Ma quando una persona come me riesce a raggiungere l'apice lavorativo a 50 anni, ma la famiglia come da fare? Fammi capire, che a 50 anni non dico assai, ma avessa essere, non dico nonno, ma avessa già tenuto un figlio di 20 anni. Cioè, ma se io fino alla... ho sempre lavorato, voglio dire, però sempre o part time o non inquadrato, qua là, ma come fai? Però lei... dice no, ma a te perché ti piace avere le comodità, a te ti piace la... io se devo mettere al mondo un bambino non c'ha da mancare niente, e deve tenere un padre che quando si ritira a casa non c'ha da tenere il pezzo in fronte perché ci fa male la capa, perché magari non tengo come mettere un piatto a tavola, non tengo i soldi proprio sulle case. Poi Lella, tu tieni ragione, però prima come mai con la miseria si è fatto figli, si sono cresciuti e sono diventato uomo. Allora, prima eravamo tutti nella stessa condizione, non c'era la differenza. Tu non vedevi a quello che andava, tu oggi vedi a quello che scava nella immondizia per trovare la tozzola di pane, e poi vedi quello che cammina con la Maserati. E la classe media non la trovi più, è stata distrutta.
Allora, Ceto medio. prima, quando in un paese, in un villaggio, in una città, si era tutti omologati, non è che tenivo vaglione che gli può zenette all'imbicca con telefonine se tutto scende e ora scuola, e un vaglione che gli può che scarpe cartone. Mo siamo tutti più o meno. Allora, quando mo c'è questa differenza in abissale, tu se fai un figlio non ti puoi permettere lo stesso zainetto che c'è il compagnetto di mamma, vieni isolato, vieni emarginato e quello sarà un futuro drogato, un futuro ragazzo che fa il bullo, sarà un futuro perché tutte le malattie sociali che stiamo vivendo oggi, che ce l'avevamo già anche dagli anni 60, tipo la droga, la prostituzione minorile delle ragazzine figlie di persone per bene che possono fare ricarica, fanno le prostitute. Non chiudiamo gli occhi vicino a queste cose, perché questi sono mali sociali che abbiamo e sono dovuti da questa azione consumistica che abbiamo Sì, creato. però. Allora io non metto al mondo un bambino che può vivere in questo contesto qua. Mi dispiace, non lo faccio. Lo Lello, metto però preservativo e mi non lo dispiace faccio. dirti una cosa: Abbi questo pazienza. fenomeno di violenza giovanile non appartiene solo a un ceto sociale. I figli e papà, come i figli e Siamo nessuno, fanno tutto d'accordo, a se siamo stessi. d'accordo. Anzi, c'è una fortissima percentuale dei figli È proprio perché da hanno papà. tutto e non sanno più come E vabbè, cosa ma comunque. desiderare. Allora cercano quella soddisfazione, cioè loro hanno l'insoddisfazione perché non riescono più a raggiungere i loro sogni, perché non hanno più sogni. Noi abbiamo ucciso i sogni dei ragazzi. E infatti, ti ha detto prima, noi prima, adesso stiamo educando i nostri figli alla miseria, alla Sì. resilienza, alla famosa resilienza, dove Appunto. ai nostri figli gli stiamo dicendo: guarda che tu vivrai una vita di miseria, quindi non hanno più i sogni, non hanno più progetti, non hanno più desiderio di fare soldi. Poi come siamo fatto noi, però poi chi faceva bene, chi faceva male, ma avevamo un orizzonte, avevamo l'entusiasmo di affrontare il futuro, di sognarlo. E di pensare che potevamo fare qualcosa di importante. Oggi invece li stiamo educando alla miseria. I nostri giovani devono essere persone abituate alla miseria, che non devono sposarsi, non devono avere figli, non possono sognare di avere soldi, ma devono consumare e vivere nelle proprie quattro mura domestiche, abituarsi all'alcol e alle droghe. Quindi noi abbiamo distrutto le future generazioni. Se tu ci fai caso, oggi non vedi più un ragazzo ha un obiettivo, sogna. No, Prima deve no, no. essere chi voleva mettere famiglia, chi che là, chi voleva fare. Però ognuno aveva un No, io oggi orizzonte. Ma invece li noto. stiamo abituando, li dobbiamo abituare alla miseria e li Sì. lasceremo un debito spaventoso. Io noto che la maggior parte dei ragazzi, io ho la fortuna, dico la fortuna, tra l'altro, io non guido, pur avendo la patente, in più una patente, però non guido perché odio guidare, mi dà fastidio guidare, non amo guidare. Quindi viaggio con i pullman. E mi capita che quando vado al lavoro, sia all'andata che al ritorno, sto proprio con la fascia dei ragazzi di sogno. Il sogno dei ragazzi, sai qual è? Diplomarsi e andare via dal territorio nativo, scappa. Come se chissà andando altrove cosa trova. Allora io risento per telegiornale, che un cazzone, così lo devo chiamare, di italiano, paga 800 euro a Londra per s'affittà a cabina telefonica. Perché ha fatto la dinda, ha avuto permesso per fare barra. E lui pur di stare a Londra, pur di dire che lavora a Londra, pavo 800 euro, sarà la mattina sera all'agghiaccio fuori. Immaginate col tempo che c'ha Londra, che a sapere, c'è È una stato. vita in Però, merda, fam. e non manca, io 800 euro al mese, papà, all'affitto una cabina telefonica e fu barra là, a quando meno turisti, che poi, voglio dire, col periodo che stiamo vivendo, che si è bloccato tutto, soprattutto a Londra e tutto. Non me ne torno a casa mia e vedo che devo fare. Che con 800 euro ti pigliano un barra proprio rosso. Cioè voglio. Non lo so, allora c'è proprio. Ci hanno disamorato proprio a stare nella terra nostra, a stare a casa nostra, a cercare di far valere i nostri diritti perché ci hanno inculcato. No, chi lo fa se cosa? No, babbo, se chi le dice qualcosa, state zitto, fate tu in un darettare. E noi a furia ci sta zitto, ci fai fatto un mostro, ce ne siamo chiusi a casa nostra. E Sì. No, secondo me è meglio che la chiudiamo qua, se non che stasera no, vai ma la via. no, ma ti hai ragione. Il problema è colpa nostra perché poi ci sta. Mi dispiace dirlo. Gli ex compagni miei, quando sono arrivati a Comannà, hanno distrutto questo territorio facendo schifo. Un territorio la gente è uguale uno nostro.
Quindi ci metto dentro Saviano, Mamma mia. ci metto dentro tutti chi secondo fa, ci metto dentro Chiglio che è dell'amica geniale, la Ferrante, che quando dei suoi romanzi fa capire che se tu nasci in un certo posto non tieni speranza, devi andare via da là se vuoi diventare qualcuno. Sulla falsariga di Anna Maria Cortese, il mare non bagna più Napoli. Perché noi siamo tenuti, dopo il 1960 siamo sempre tenuti gli emigranti. Come Però con i figli, però Lacrime Napoletane, i film Mario Merola, Nino D'Angelo che ci dicevano che andavano all'estero ma si chiamavano a casa casa loro, a loro. patria loro, a città loro, a terra loro, chi se no. Ed è un film che consiglio tutti di vedere, La Repubblica di San Gennaro. L'hai visto? No, Te lo devo far penso di no. vedere. Allora, io sono poco cinefilo e vedo pochissima TV per paura proprio che mi Ecco, che Calella, pure un colpo un sempre dopo, tamburo. no, ma ce l'abbiamo pure sul computer, perché la musica che esce dalla console di È la Lendo musica del è regno. musica del Del regno. regno. Ecco qua, voglio dire, forza Napoli e forza lì, ci mancherebbe È la altro. musica del regno. Ma io prima qua stanno conservate due tastiere che non uso, però sono storiche. Perché con questa era quella che accompagnavamo Bianca Sollazzo e Lino Crispi insieme al maestro Francesco Tricoli, che quindi io ero un giovincello Alle prime armi, alle prime armi e suonavo questo basso qua, non suonavo manco la chitarra, suonavo questo basso insieme al vabbè. maestro E quando andate Franco su un basso? Tricoli. Fa vedere. Questo, vabbè, tu dici 50 anni dopo, perché se no mi E tanto sembra. hai detto prima che ti 51 anni. Questo basso, eccolo qua. Che bello. E quindi È proprio a colore degli anni, tene. sì. E quindi facevamo varie cose, matrimonica, televisione, Televomero, Canale 21, abbiamo fatto di tutto di Mediembre più. della E Garibaldi, pure. quindi no, delle Garibaldi già Pure. non c'eravamo più noi E nella c'è ancora vita. prima, sai, Sì, che era inizio anni 2000. perché poi Lino Crispo si separò con la Sollazzo e subentrò Maria del Monte, che l'abbiamo trovata poi in parecchi talk show, in parecchi film importanti. Mi fa piacere, anzi, un salutone se ci vedi, Maria, un bace. E quindi ho questa tastiera qua che era del maestro Tricoli, e ce l'ho per ricordo, che è un vecchio pianoforte elettrico della Yamaha. Quindi queste tastiere proprio non le hai riaperte più queste tastiere. No, io non le uso perché non sono bravo a saccio stimpellare una cosa, ma non, mamma mia, non le so, Non le sai usare. non le so, no, io con tutte le cose Come? a tastiera, Anna sta solo la difatti, corda con te. E che tamburo, che cosa fai? corde, sì, però vabbè, mi piacesse tenere la tamborra, La Sallandera, piatta, no? no, questa è un po' vecchiotta, queste qua più o meno ci facciamo le ritmiche. Trova una tamburra, cercammo, fammi. La tamburra, A domani. proviamo una, vediamo se questa qua.
quello ovviamente teniamo il problema dell'umidità, quindi la È umida trovatura. assai, sì. Voglio dire che io ho avuto il piacere nella maggior parte delle registrazioni di avere Salvatore Jasevoli, che poi è stato sempre uno dei tamborrari di Marcello Colasurdo, ha partecipato con Zesi, ha fatto parte di un sacco di gruppi, quindi Tamburiato Ero Volturno, Una Storia Vera, molti pezzi li ha registrati lui, poi dopo lui, perché comunque lui va fuori, perché sono anche con gruppi ancora più importanti di noi, ho avuto altri che però si avvicendano, quindi non, una volta viene uno, una volta viene un altro, quando non viene proprio nessuno mi arrangio e mi faccio. Quindi tutto di fatti, mo adesso sto cercando di imparare un attimo una terzinata pizzica, perché ci sarà un prossimo prezzo che voglio dedicare all'Oasi dei Variconi, che ci abbiamo qua vicino, che è un pezzo strano, un luogo straordinario, ci voglio Che cos'è dedicare Osi? E dei che Variconi. robe? Ma me ne avverei, se vuoi avverei. Io non ci faccio, ci devo andare. Mi hanno chiesto di fare questa canzone perché c'è un gemellaggio con Valencia, dove ci sta la stessa zona dei Varini. In effetti sono degli acquitrini naturali. Da un certo punto, cioè, si mischia l'acqua salata con l'acqua dolce, Non hai capito. e stanno sapendo, e vengono sono di passaggio vari uccelli che vengono da tutte le parti del mondo, addirittura dall'Africa vengono Vabbè, gli heroni uccelli migratori. arancioni, di tutti gli uccelli migratori. Ed è una cosa bellissima, ovviamente, che è stata per molti anni abbandonata. Adesso alcune associazioni l'hanno ripresa in mano, e quindi proprio Pasquale Iorio, il nostro amico in comune, ha detto che lui ha fatto una canzone per parlare se deve arrivare, perché mentre qua la teniamo quasi abbandono, ma dico quasi perché comunque da un paio d'anni a questa parte ci stanno delle belle associazioni che stanno facendo belle iniziative, anche se ancora mi hanno chiamato, però io aspetto, se mi chiamano mi fa piacere, sì. Ha detto fai sta canzone, crea sta canzone, allora mi sto documentando e la voglio fare a tarantella, voglio fare una bella terzinata. E quindi vabbè, e quindi sto studiando come si fanno le terzinate, perché stavolta voglio le tamborre, me le voglio mettere io, voglio cercare, e vorrei vedere di trovare un flautista. Questa volta vorrei fare i pezzi, vorrei registrare chitarra, tamborre e Poi devo flauto, mi piacesse. fare, mi sa che devo farci presente un altro Perfetto. flautista. Se, allora Lello, andiamo verso la fine di questa chiacchierata a casa tua. Come vogliamo, ho visto che ci sta un gagliardetto della terra di lavoro. Tu sai, nella mia associazione d'Italia, Alta Terra di Lavoro, fammi pregare Come no? con me. A proposito, ma che la mappa che ti ha girato ti sono piaciute? Sono belle, però devo andare da una buona eleografia, Sono belle assai, di la perché verità. ecco qua. Questo è il retro. Ah, ecco lì. Sì, questa è quella l'ultima della. Vai, giraci. Bella, sì, bella assai. Per roba nostra. Vabbè, va niente, è venuta così. Sente, ma quindi che la mappa ti sono piaciuto? Molto, 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 molto. No, ora non vedo l'ora dopo di mettermi Secondo alle me, tu prima o poi farai un pezzo sulla terra di lavoro. Ma E secondo sicuramente. me quando leggerai quel libro ti verrai in mente fa caccato canto di San Vitissi a modo tuo. Sì, anche se voglio dire, quello Ma quella è diventata ormai rimane è il mio inno. Avete quello, visto la mia sì suoneria? sì 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 e poi là voglio dire che la versione di Beppe È Banda è inimitabile. eccezionale. Ci sta anche una versione di Enzo Gragnanello che a me piace molto, però Beppe Banda
Nutella lo stimo, lo amo, l'adoro. Carissimo amico, però Peppe Barra. No, quel tipo là, quel tipo lì, soltanto come fa Issa Lucano. Allora Lello, che ci dici? Ci vuoi lasciare con l'ultimo pezzo, con la tua Allora, io chitarra? voglio lasciare con il motto del gruppo, che poi è mio, anzi, devo dire la verità, lo coniò mio padre, che dice rock è bell'assaio, blues ancora e più, ma coppa popolare non c'è sta niente più. Voglio un bacione a Nessun pezzo tutti. ci fai mo. Vogliamo fare un pezzo? L'ultimo Come pezzo. faccio? È brutta. L'ultimo. È un Diciamo che. musicante da chiuro in musica. Allora, questo è il penultimo pezzo prima del primo che faremo al prossimo incontro. Perché dire l'ultimo? Allora, L'ultimo pezzo di quest'ora. che cosa vogliamo fare? Vediamo, fammi ricordare qualche canzone. Ma io. Sta facendo Allora, vecchiarelli. eh sì, una storia vera l'hanno fatta, madre matuta l'hanno fatta, ad ammurriata retassa, Brava! faccia zecca, Perché morri una certa mazzata! ad ammurriata retassa, ma già stanno arrivando, cioè. E tutte le donne se si faccio, la ci fanno la minaccia. Se e a fatica non c'è sta, pare tassa la papà, poi campata che tanto un tempo sfruttito coraggio, ma se un po' la sangas, ma facciamo cose mai. E che se sogno ci ha bombato, che se ne è sbagagnato, poi campata che tanto un tempo sfruttito coraggio, da saltare a saltare. Siccome Allora, mi aiuta a fare, prima mi ha chiamato il nuovo ammazzato, mi ha fatto una domanda. A me non me ne fotte niente, se ti si faccia non me ne fotte niente. Però dimmi una cosa: tu hai da sapere che ai tempi dei Giacobini, la lezione francese, per sapere, i Giacobini, la lezione francese, per sapere muova, si crearono, si inventarono la tessera. La tessera, che si è fatto Green Pass, oggi chiamata tessera Giacobina, che serviva per spostare e per pigliare il pane. Ma tutti questi cantanti, cantatori, radica di sinistra, radica chic, che hanno cantato libertà, quello che là, e che mo si sono tutto quanto allineato, da rockettare fino agli ultimi della musica popolare, chissà che viene, tutto. Ma secondo te, possono ancora cantare più libertà quando si sono allineati e coperti a sto Allora, ma io ti sistema, al dico questo. sistema? Allora, loro la canteranno sempre, perché chi le tiene la faccio con mezzo. Però È uno io schifo però. la. Sì, ma allora ci sta Non voglio pure. fare nomi, No, però no, no, lascio. Ma i questa. parte dalle più grosse rockettari italiane fino agli ultimi che sono tutte protette dalla stessa gente, dalla stessa casta. Vabbè, i soliti noti, I chi le soldi tabberanno no, sempre in e TV, chi allora che le tabberanno. no, ma a parte che l'altro, ma poi protetti da una certa casta che cantavano libertà, o popolo sa da ribellare, che là, soprattutto nel popolo. Sì, Ma che cantano più? No? no, ma ti ripeto, quelli continueranno a cantare perché chi le tiene una faccia peggio e zocco. Però l'importante è che quei pochi che abbiamo, poi ci sarà pure qualcuno che mi criticherà, non fanno ben Ma che ce venga, ne beh, fottono? fin quando lo, no, ma fin quando lo fanno su cose costruttive, ben venga, anzi mi fanno credere. Però fin quando noi possiamo riuscire a fare quello che facciamo con la nostra dignità. E io faccio musica non per guadagnare, perché tanto è vero, lo dico e lo dimostro, io i miei CD li regalo. Quindi quando qualche artista si permette di fare quello che fa lei, traisce, tanto può venire a parlare con me. E può essere pure che lui Lei venga a Lella, ma mangiare io sono a parlare che tu vai a pigliare un caffè da cacciare la tessera. Ma lo stesso, io per pigliare il pullman Ma mi sono dovuto fare tre vaccini. Lello, ma Se no, non potevi nemmeno con affaticare. Mussolini mi ha visto sti cose. No, ma che la. Allora, tu fin quando ne teneva uno, che era un fotente, e ci sta pure bene. Ne teneva due, ci sta pure. Noi ne tenemmo ancora 900 di loro. Più portaborse, più No, chi non serve a segretari. niente, chi le sono spariti? C'hanno Tenemmo accissa. un'oligarchia che fa paura. Quindi
Quindi chi se canta la libertà, non può cantare chiuso, secondo me. No, ma non possono cantare più, quelli La libertà, continueranno. ma non può cantare chiuso la Allora, sai libertà. perché? Perché queste persone qua possono cambiare qualsiasi situazione, loro saranno sempre a galla. Sì, che davano la pace, che chi hanno affidato la loro destina a un militare e loro pensano a essere pacifisti. Si dicono pacifisti con la bandiera Sì, arcobaleno, arcobaleno, qua pace. roba hanno sovvenzionata di Hanno soldo parlato da bene dei armamenti. bagni. Bravo, 10 giorni fa il governo Draghi 12 miliardi di euro per i nuovi armamenti. E poi c'è sta gente che non tiene i soldi per Perfetto. se fa tamburo e non vuoi Bravissimo. affaticare. Ma poi un altro problema, non ci scordiamo un'altra cosa. Non ci scordiamo un'altra cosa. Oltre alla libertà, tutte cose, gli armamenti, pace, quello e quell'altro. Chissà qua. Hanno fatto cose a cominciare da facevano le guerre contro i banchieri e si sono affidati a un banchiere. Capì? E chi se può ogni girenne ancora cantando la libertà? O Sì. Infatti, mi sbaglio? E mo oggi fatti la io chiusura, penso oggi questo, fatti la chiusura in bellezza. che io sono cresciuto e c'ho là sotto, là in mezzo a quei dischi in vinile, ci stanno tutti e due CD con le canzoni degli Inti Illimani e Pueblo Unido, Yamas era mensido. Chi Ma tu se Pueblo arrosta chi? adosta che se c'è o Arrosta. peblo che come diceva Pasolini a Valle Giulia che li criticava e si soluzionava tutti questi figli che mamma si sono allineati a coperte e mi invito a sentire Capitano Uncino di Bennato Difatti, che lui chissà. che l'IS era protetto da, era collegata a sta gente e cantava contro i democristiani all'epoca mo è peggio ancora e non sono più democristiani sono ex compagni chissà. Sì. Ma ormai nella PD si sono mischiati tutti, ci PD, stanno pure. Leu, eccetera, eccetera. Ma perciò che uno si è dissociato da questa forma di. Hanno fatto chiusura in bellezza, ti ha incupito, Bella, 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 bella. No, non mi hai incupito, mi fai riflettere ancora di eh? Hai più. capito perché i porto di San Fedice, che è l'unica canzone di libertà del popolo, Vero, è vero. l'unica! Allora, mi è Anche se era un popolo che capitato. moriva per la corona e per la croce, però era simbolo di libertà per loro e ci hanno dato la pelle. Facemmo uno spettacolo dove abitava Totò, Alla no? sanità. Alla sanità e tutto. E riunirono varie persone, vari gruppi allora uno di loro cantava un pezzo, io voglio fare, dissi non voglio fare qua uno dei brani miei, ma voglio fare appunto proprio il canto di San Felice. Quando bello e buono uno, poi dopo capì chi era, non lo dirò mai, comunque apparteneva a un gruppo pure importante, che ha tutto di sé, cioè, ma questa canzone è un'offesa per il popolo napoletano, cioè, allora non l'hai capito proprio, dissi tacci. Perché fa più bella È un qui. trattato di filosofia e lo scrissero in tempi no, ed è attualissimo. Lo scrissero in tempi, il popolo lo scrisse in tempi non sospetti ed è un trattato di filosofia. Basta rileggerlo. Forse la gente deve essere. Comunque, Lello, un minuto di musica perché ci fatta tutte cose brutte. Chiudiamo musicalmente. Grazie Lello, saluto i Ciao a nostri. tutti, Grazie, ciao a grazie, tutti. grazie di cuore, grazie. Alla prossima. Ciao. E vivo il re e che la Sempre. Maronna ci accompagna a tutto quanto. Amen.